Si sa che durante l'evento della votazione dell'arma da far tornare indietro, e spero che voi non ve lo siate persi perché si sa che gran parte della gente si è persa purtroppo l'evento, alla fine la Thompson è uscita vincitrice ed era un po' scontato, diciamocelo. Ma effettivamente è stata una cosa buona oppure no? Beh, in questo video ne andremo a parlare, quindi se volete sostenere il canale vi chiedo semplicemente un favore di andare nello shop e supportarmi col codice supporto al creatore OTPFI che trovate qua in basso. Detto ciò, andiamo subito al video. Oh, e quale skin migliore di questa da super gangster per usare quello che è il Thompson nelle partite? Io so già che se devo fare un gameplay dove intanto vi parlo di cosa ne penso della Thompson, so già che non la troverò mai. Poi è uscita la nuova skin Cole, che devo dire che non è per niente male, voglio dire. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ci sta come skin, costa solo 800 e un minatore con anche lo spaccarocce, ci sta. E andiamo a vedere anche le sfide da completare. Posizione del top 50 a partire di giocatore singolo. Posizione delle top 12 a squadre. Ancora questo gioco non ha capito che io non ci gioco a squadre. Non ho amici. In realtà ne ho anche parecchi. Qualcosa mi dice che a corso commercio non troveremo la Thompson, però mi ci butto lo stesso, diamine. Che poi adesso, dopo l'evento che ha distrutto pinnacoli e corso, io vorrei sapere nei commenti dove vi buttate voi. Primo. Secondo, cosa avete votato voi tra le 6 armi? Se avete voluto che la Thompson tornasse oppure no. Io vi avevo già detto che avrei votato per la Thompson, l'avevo scritto in uno dei commenti in evidente. Diamine a testa, è lontano dalla mia cesta. Shit. Ah, sfigato! Ma sono in due! Sarà la mancanza degli occhiali che mi fa perdere sempre Dio. Oh, ogni volta! Hai capito? No, ma cosa? Tantissima gente si lamenta del fatto che sia stata votata la Thompson, il che mi sembra strano perché comunque la maggior parte della gente l'ha votata la Thompson. Perché è tornata proprio perché la maggior parte della gente l'ha votata. Ma la vera domanda è: ma veramente la maggior parte della gente l'ha votata? Perché comunque gran parte della gente si è proprio persa l'evento. Quindi vorrei sapere se voi ve lo siete persi o no questo evento. Perché se se lo sono persi più della metà dei giocatori, è ovvio che poi la gente abbia votato. Diciamo, cioè, alcuna gente non ha mai votato proprio. Comunque, secondo me è un'arma giusta. Ci sta che ci sia la Thompson, perché è un'arma per scarsi, un'arma da spamoni. E essere spamoni va bene, perché non tutti hanno 7 ore da passare a giocare a Fortnite per migliorare, per fare i Nintes, per fare il pompa, le kill col pompa e qua e là, le fare le 1v1 e quelle stupidate là, eccetera eccetera. Quindi uno che non ha tempo di allenarsi, uno che non ha tempo di stare sempre 7 anni dietro il gioco, un'arma così la trova comunque divertente. Un nabbetto si diverte con la Thompson, perché non deve essere un pro player per poter, diciamo, divertirsi a questo gioco, che era un problema ultimamente. Ormai bisognava essere proprio dei pro player per divertirsi. L'Epic Games ha risolto questa cosa, sì, non ballando la spazzolata, ma semplicemente aggiungendo quello che è il Thompson, che è un'arma da nabbi, da scarsi. Devi essere un senza mani per prendere la mira. Beh, per prendere la mira è una parola grossa. Non devi neanche prendere la mira. Sono d'accordo o no con l'aggiunta del Thompson? Sì, per due motivi. Uno, perché l'hanno votata la maggior parte delle persone, quindi di conseguenza la maggioranza è d'accordo. Due, perché come dice un proverbio, la storia serve ad imparare gli errori. Quindi tutti i deficienti che hanno votato il Thompson e poi se ne pentiranno dicendo ma è troppo forte, sono degli stupidi, allora non dovevate votare la Thompson. Cioè. E poi in ogni caso, vabbè, avrebbe cambiato poco, perché almeno nella mia lobby tutti stavano votando la Thompson. Cioè era una stragrande maggioranza, era impossibile che perdesse. Almeno nella mia lobby. Ma che cazzo? Sì! Sì! L'ho trovata! L'ho trovata! L'arma più OP del mondo! Buono.
Distrutto, distrutto. Bah, io sono stracontento che l'abbiano messa. Non so voi. A me diverte tantissimo quest'arma. Proprio perché più un'arma dà fastidio ai pro player, più a me piace. Hello darkness, my old friend. Vabbè. Ma perché queste ti danno pietra? Ma perché? Ma che cos'è? Ma... ah, sto gioco. Addio. Oh! Oh! Ma che cieco sono! Sì, però questo video è della Thompson, non dell'arco, quindi... raga, io mi sono veramente stufato. È un'ora che registro e non ho trovato sta arma. E se l'ho trovata sono morto da una cecchinata subito dopo. Cioè, che cavolo, è l'arma del demonio, è dannata quell'arma, veramente. Non ho parole. Ah, se non la trovo, guarda, spacco tutto. Sì. Ma crepa, vai. Che ruba le armi, subito, se vuole scappare, vuole. Beh, adesso l'abbiamo trovata subito. Oh, bene. Dopo 7 anni, che ormai sono incazzato come una belva. E tra l'altro non ci sono nemici a cui fare il culo. Va bene, va bene. Distrutto, distrutto, distrutto. Ah! Purtroppo la gente non può fare nulla contro sta arma. Cosa puoi fare? Cioè, 50 colpi. Boh. Purtroppo è palese che la nerferanno. Ma palese. Ci divertiamo intanto a usarla. Cioè, già è nerfata. Raga, immaginatevi che quest'arma è già nerfata. Immaginatevi com'era prima. Vi dico solo questo. Immaginatevi com'era prima sta arma. Dai, gangsta, bevi sta roba e let's go. Doppia Thompson e si va a far vedere chi comanda di Amine. Cioè, adesso la Madonna scende, ci fa i complimenti per aver sbloccato il suo inventario. Prossimo season pass, season pass della Madonna e di Gesù e di tutto il resto. Scusate, ma mi eccito troppo quando vedo quest'arma. Divento proprio una belva. Chi sospetterebbe mai di un tizio che gira dentro un cespuglio con una Thompson in mano e con palesi intenzioni? Ne andiamo a prendere sti airdrop. Diamine a lui, diamine a lui, diamine a lui! Ci sono stati un paio di errori. Comunque sta arma è devastante. Cioè, no mira, no niente, ma si fa il culo lo stesso. Cioè, io veramente ho un inventario che vorrei che voi mi diceste. Un inventario migliore di questo. Adesso sono sicuro che qua trovo il pompa. Ditemi un inventario migliore di questo. Cioè, lì c'è gente, andiamo a pushare. Tanto abbiamo l'arma del demonio. È ovvio che vinciamo. Easy, easy raga, easy. Non è che ci voglia tanto. Guarda. Pariamo sto robo. E chi ci ferma più? Chi ci ferma più? Bevi, bevi che ti fa bene. Dai, veloce, veloce. Io voglio vedere se la perdo sta partita. Se la perdo sono scarso come lo schifo. Non posso perderla questa. Dai, cioè come faccio a perderla? Eppure sono sicuro che un modo lo troverò. Invece no, eccolo qua. Ciao amico. È stato bello giocare con te e soprattutto rubarti i materiali. Lui se ne scappa via, diamine. Ma vai a camminare, dai, vai a trovarti una vieta in cui camminare.